Ragazzi e ragazzi, rieccoci qua su 6-3. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Insomma, siamo andati un po' avanti con le varie trame, trame dei personaggi, soprattutto quella di Cuore Scuro. Abbiamo saputo qualche informazione in più e ora, esatto, dirigiamoci di qua. Qua mi sa che si è buggato l'indicatore, comunque, non so. Boss. Ma qui in realtà non c'è. No. Secondo me si è buggato l'indicatore della missione. Comunque, andiamo di qui verso l'asilo dei Ghetianchi. Passo montano. Che hear my voice, obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon. And you will be worthy to stand beside them. In my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning. The voice is quelled. The artifact's doing. Quella voce, quelle visioni, cos'è successo? Esamina l'artefatto. Whatever power the artifact possesses, it shows no sign of it now. Ok, sarà. Cos'è? Schermato. Schermato dalla voce dell'assoluta. Fare qualcosa in merito. Aspetta, siccome ti disavevo tutte le questioni in sospeso prima di proseguire, attenzione, stai per visitare una zona molto pericolosa per un gruppo del tuo livello. Ah no, no, allora no. Allora di qua non possiamo andare. Allora andiamo qui. Trovare il canto notturno e sconfiggere i gommi, sarà il primo druido. Allora l'asilo Ghetianchi è una nuova fase della storia, forse. Quindi se ci consigliano di non andare, non andiamo. Comunque già così i combattimenti sono abbastanza tostarelli, quindi meglio essere a livello giusto, diciamo. E allora sì, continuiamo a esplorare di qua. Vediamo. Qua ci arriviamo. No. Oh, qua sì, qua ci arriviamo. Oh. Ok, la facciamo? Andiamo. Astarion no. Aspetta, Astarion non ci arriva. E mo? Che facciamo? Il percorso interrotto. Ah, addirittura da qui ce la facciamo. Allora facciamo un altro giro, dai. Ci sarà un altro giro. Don't waste a step. Andiamo. Da un'altra parte, fa vedere. Perché da qui magari. Torniamo indietro dal villaggio dei goblin. Ok,
senza fallimento. Qui ci ricolleghiamo, sì, ok. Beh, qua possiamo saltare tranquillamente. Hop. E lei? Scusi. C'è sempre qualcuno che rimane indietro, aspetta. Scusa, eh. Still alive. Allora. So that's progress. Never wanted the easy path. Di qua, aspetta. No, scusa. Forse di qua. Allora tanto valeva che tornavo col viaggio rapido. Facciamo così. Mi sa di qua. Qui. Di qua, aspetta, svegliamo la mappa. Svegliamo la mappa. Ok. Esperienza fallimento. Ah, qua c'è un baule. Ok. Fila di acido, il resto lo prendo io, ok. Anche qui c'è una stradina che porta dove? Boh, aspetta. Svegliamo la mappa, che a me la mappa oscura non mi piace. Dove c'è il villaggio. Ok. Qui ci ricolleghiamo. Vedere. No. Allora, di qua sicuramente si va. Ok. Per le missioni. Ma di qui non c'è nulla tecnicamente. Altro baule. Vediamo. Wallowing in filth is for pigs and children, my dear. Pigs, children and people with a little bit of grit. Vostra abitudine è molestare le vecchiette, chi è? We don't want any trouble, but you're bloody getting some if you don't fess up. Quitrino assolato. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see me, Rena. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Stop this! We won't ask again! Quella lì è quella che vendeva pozioni. Abbassate le armi, conosco questa signora, eh. Sweetie, be careful! He's with the hag! Don't bloody stand there gaping! Get him! Prendilo, ma mai visto? Ma come? Prendilo, ma scusa. Vabbè, tutto armato di tutto punto, questo prendilo. Vabbè. Niente, combattiamolo, dai. Facciamo così. Becchiamo il 99%. Let's do it. Stavo dicendo, Astarion lo shotterà. E infatti.
Ma già che effettivamente... Oh, guarda cos'ha qui. Morso vampirico. Succhia il sangue di una creatura vivente per recuperare punti feriti. Il bersaglio subisce 2-8 danni perforanti a meno che non sia addormentato o tu sia nascosto. Ah, hai capito. Ha acquisito sta mossa. I've missed this. Ok. Ah sì, noi li ammazziamo, mi interessa. Cioè questi, non so. Posso, no, movimento non ci arriviamo. Vabbè, andiamo più avanti. E lo prendiamo con l'arco, sì. Ok. Tocca a Carla, che non arriva anche lei, però può usare la balestra. È morto, no? Ancora uno di vita. Ah, dicevo, non colpire la vecchietta perché ti picchio. Colpiamo normalmente. Ecco. Oh my stars! I didn't mean for this to happen. Sì, cioè lo so che ci sono anche i danni non letali, ma a me non mi interessa. Io ammazzo tutti. Non sono un eroe al 100%, sì. Cos'è successo? Aveva l'aria di una discussione animata. Ragazzi, i miei si fanno con il denaro. No, cos'è successo? Aveva l'aria di una discussione animata. Those poor boys were looking for their little sister Mayrina, the girl who's staying with me. Ma this is all my fault. But I made a promise. Mayrina begged me not to breathe a word if they came looking for her. And my word is my bond. That poor thing will be distraught. We can't let her know it and break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. Ma helpless old lady. Ma cos'è, una maga? Was that normal? Infatti ha detto non è normale, infatti è sparita così. Have a lot on my Vabbè, mind. Senti. And well. In it. C'è stato un po' un equivoco, però vabbè. Fa niente. Ok. Cioè, if not over, then through. Questi hanno insistito troppo, Lettera strappata. Cari Joel e Demi, non arrabbiatevi, dico sul serio, vi lascio questo biglietto solo per evitare che cediate al panico e facciate qualcosa di stupido. Vado dalla Megera, devo farlo per Connor, per tentare di mettere le cose a posto. Sapete anche voi che farebbe altrettanto per me. Tornerò presto, non dite una parola a mamma, va bene? Ho già troppe cose a cui pensare. Mayrina. E ma Forcone, la prendi tutto. Ok. Qual è la casa? Quitrino assolato. Vabbè, sarà da queste parti la casa. Ma sì. So. Allora, fammi svelare la mappa. Qui scorta del cacciatore. Non c'è niente. Cos'è? Percezione fallimento. Tutti fallimento. Cosa c'è qua? Pericolo. Ma di qua svegliamo, se no la mappa rimane nera, a me dà fastidio. Ok, qua su si torna. Ah, ok, ho capito, si torna all'entrata del villaggio dei goblin, va bene. Andare. Ah, qua ci sono dei goblin. Vabbè. Goblin combattente, goblin vista lunga. Vedere. Eh? I'm busy. Watching like. Vabbè, scusa. Segna. Moonhaven. Vabbè. Ok, allora scendiamo giù.
qui. Ma qui c'è patata, bistecca montone. Qualcuno stava mangiando. Bene, e boh. Dove sei? Dove, boh, dove andiamo qua? Percezione fallimento. Ah, c'era una trappola. Ai, sanguinante. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Indagare. 20, allora non supereremo mai. Anche perché se facciamo 20 abbiamo almeno uno, quindi vabbè, tiriamo. Ma no, non uso neanche ispirazione, no, direi che non ha senso. Non capiamo niente. Continua. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Finiamo in qualche trappola. Salvataggio automatico, quindi mi devo preoccupare. Sanguinante. Porca vacca. Lei è abbastanza ferita. Ferito di recente con un taglio. Tiro salvezza, c'è un'altra trappola. 20 qua, putrefazione. Cos'è? La ferita pesa, attenzione, hai svantaggio alle prove di caratteristiche e ti salvezza su carisma. Malato. Però, vabbè, però la vita non sta scendendo. Quindi mi basta stare fermo. Un po', vedi che sparisce da solo. Però 21 tu, mi sa 20 tu, tanto. Mamma mia. Ma se io andassi in giro così, no, per esempio. No, che svuota task. Never wanted the easy path. Cioè, piano piano. Però non ha, cioè, devo aspettare che il suo stato sparisca. Sto guardando in giro. Di qua, appunto, il gioco ha salvato, quindi magari succede qualcosa. Ma no, ma scusa. Ancora. Vabbè, oddio. Ma non posso disattivarla qua. Disattiva sta trappola, spuntoni. Pensavo che non si era disattivata, diciamo, da sola, una volta che è scattata. Ok. Oh. E qui? Cioè, una volta che... Cioè, ci siamo fatti malissimo. Malissimo. Basta, non... Aspetta. Ah, eccola qui. Che cavolo. Ok. Però con tutti i bonus ce la facciamo. Ok, disattivato. E io a sto punto direi che facciamo la posizione delle mani. Forza. Lei è guarita da putrefazione. E curo anche Astarion, dai. Sto usando tutte le imposizioni delle mani, ma... per non usare le pozioni. Terreno difficile, acqua profonda. Ah, 20 turni lei, putrefazione. No, non ho robe che guariscono. No, oddio. Devi venire dalle malattie. Questa è malattia, malato. Perché non ha funzionato? Vabbè, uso la mia ultima carica. Che devo dire? Su di lei, scusa. Vedi? E non è considerata... Ah, ma magari ne ha curata un po'. Oh, no one stopped me yet. Vabbè, non abbiamo più cariche per l'imposizione delle mani. Che poi alla fine con l'imposizione delle mani... Stavo guardando adesso...
Eh sì, è l'unica. Cioè, la usiamo, l'imposizione delle mani praticamente le usiamo solo per le cure, basta. Che poi il resto non serve. Ah, quindi va anche bene, dai. Tutto sommato. Need to find a way forward. Tutto sommato. Andiamo di qua. Che 90 esperienza. Cesto. Manda l'accampamento. Aspetta. Ah, biglietto amorevole, attenzione. Fate un po'. Sì, ma io sto leggendo. Cioè, ma io sto. State fermi, io sto leggendo. Porca vacca, magari è pieno di trappole, ma non si fa così, scusa, eh. Ah, che cavolo. Ecco. Altra vita. Fate un profondo respiro, tesorucci, e venite a mangiare un boccone da me, zietta. Ho mangiato io il boccone. Disattiva, cazzarola. Ok, poi dov'è l'altra che non la vedo? Eccolo qua. Se no, senti, mando avanti solo lui a sto punto. Ok. Ok, il lacerato. Lei è ancora in putrefazione. Oh, vabbè. Allora, aspetta, facciamo così. Vieni qui, vieni qui, venite qua. Ok, separiamoci. Va avanti lui. Che cavolo. Tiro salvezza fallito, lacerato. Ah, perché abbiamo fallito il tiro, ecco perché è putrefazione. Vabbè. Se io vado in giro così. Lì siamo in vista. Ah, della pecora, vabbè, sì. Beh, qui cesto. Ma questo, no. Se faccio consuma stomaco sotto sopra, cosa vuol dire? C'era qualcosa di strano in quella mela. Ma come? Ma scusa, una succulenta mela rossa che quasi supplica di essere morsa. Ah, ma io pensavo fosse. Quindi è una mela avvelenata, ok. Non ci sono più trappole, maledizione. Let's move. Ci sono delle casse. Vediamo. Tiro salvezza fallito, stomaco sotto sopra. Febbricità. La febbre sta aumentando a svantaggio delle prove di caratteristiche. Tiro salvezza su forza. Mamma mia, che posto schifoso questo. C'è niente. Cos'è? Ok, è l'unico malato, è lui. Vabbè. Forziere, il viaggiatore. Ma qui devo andare a venirci con tutti, secondo me. Non vorrei succedesse qualcosa. Zanna di... posto, cosa è successo? Cristallo, manda a me, ok. Febbre eccitante, va bene. E lì c'è una rana, rana frastornata. Magari ci possiamo parlare anche alla pecora di prima, in effetti. Se io faccio
così. Vediamo se arrivano. Dove sono? Ah, eccoli. Olle, aspetta. Ah, porca. Tutte le ho fatte scattare ste trappe. Tutte. Tutte. Cioè mi devo fare un riposo breve solo per le trappole. Finito? Disattiva. Ok, poi altra, dov'è? Qua. Porca, che processione fallimenti. Per attenzione. Ok. Ok. Volevo. Anzi, faccio così. Ok, parlare con gli animali. Parlare con gli animali. Ah, di qua, guarda, di qua siamo sul terreno. Secondo me meglio. Allora, eccola qui. Green leaves. Cello butta. Green leaves. Cello butta. Sto cercando la zietta Ethel, la conosci? Cos'è da gracidare? A chill runs up your spine. There is something wrong with this creature. Very wrong. Burn! Bleed! Kill! C'è qualcosa che non va. Sì. Ha qualcosa che non va la megera. Forse ha trasformato qualcuno in animale. Forse tu vuoi uccidere me? Sei grande quanto il mio piede. Forse uccidere me. Come kill? Ah, vuole veramente uccidere me? Forse. 15%. Forse vabbè, con questa però aspetta, posso, ok, in teoria adesso facciamo danni non letali, vediamo, però 10% insomma, aspetta, no, così, ok, volevo, dove vado? Qui magari. Ah, non riusciamo a prenderla da qui. Nessun caso. No, oddio, nessun caso no. Difesa alta. Proviamo. Proiettile deflesso. Che rana è questa? Scarica velenosa. Allora 5%. Mai avuto una roba così bassa. Magari andiamo in ira. Dov'è? Ira. Vediamo. No, non reagire. Mancato, porca vacca. Andiamo via e non ci arrivo.
Vediamo. Si è mancato. Non so se la beccheremo mai. Però facciamo sofferenza maligna. 60% di probabilità. Dai. No time for mercy. Almeno gli facciamo qualcosa. Tocca a me. Let's find some prey. Abbiamo il terreno difficile. Ok, 84%. No, no. Ma no. Io volevo la rana, no? Madonna, il mouse. Infatti mi sembra stato 84%. Ho beccato lei. Perché? Oggi sono gli sfortunati. E lei è andata. Vabbè, ok. Almeno e poi si è guarita da tutto, morendo. Allora, e attacchiamo. Facciamo attacco violento, va. Mancato. Riuscirò a beccare. Facciamo infliggi ferite. Inizia 10%. Un po' troppo poco. Comando, però per un turno, ma non ha senso. Aspetta. Cioè, ma che sfiga, veramente. Punizione incandescente. Non puoi raggiungere la destinazione. Punizione divina. 20%. 20%. Spacca schiena. 20. Proviamo spacca schiena. Proviamo. Non riusciamo a prenderla. Sta rana di merda. Rana di merda. Oh, 51%. Dai, vediamo. Sta andando. Minzica 5. Sta andando malissimo. Ma scusa, eh. Eludere. Secrezioni tossiche. Vabbè. E adesso ha 30% di probabilità. Vediamo. Proviamo. Vai. Ok, dai. Dai. E 45%. Cosa concussiva. È già frastornato. Facciamo così, 35%. Non attacchiamo normalmente, va. Cazzo. Qui è per terra. Ok. Cavolo. Lei è impazzita pure. Lei è impazzita. A posto. Fa vedere. Un turno. Non siamo messi bene per nulla. Facciamo che io voglio attaccare questo. Ok. Posto. La rana è frastornata. Questa entità è affamata di massacro. Possiamo terminare Ira. Oh. Ah, ma ha un punto vita? Vediamo. Ah. Cosa sta succedendo? Ma è ancora impazzita, ma perché? Ma scusa. Ah, è ancora impazzita, sì, ecco perché.
E io non voglio colpirla, però. Che casino. Che casino. Sapevo che quell'arma aveva. Fumata di massacro, due turni rimanenti. Beh, tecnicamente noi colpiamo in maniera non letale, quindi allora facciamo così. Facciamo così. Ci curiamo per forza. A posto? Sembra di sì. Tu no. Ok. A quanto pare è a posto. E usiamo la nostra pergamena su di lei. Da. E tiriamo su lui, poverino. Madonna, aspetta. Avvelenato. C'erano. These boots have seen everything. Mettiamoci lontano un attimo. Che ora per forza di cose un riposo breve lo devo fare. Ok. Insomma. E basta, madonna. These things have stayed interesting. Togliamo. No, togliamo questo. Ok. No one back home will ever believe this. Insomma, le ferite non è che proprio. Forse mi viene a farne un altro di riposo breve, io lo farei. Ok. Vabbè, ne ho usati i due, fa niente. Fa niente. Che posto di merda, davvero. E salviamo. Ora però ho attenzione, infatti queste non le ho ancora trovate, queste pergamene della rinascita. Ne abbiamo una a testa, praticamente. E non va bene, non va bene. One day I'll catch a break. Ma di qui. Ah, forse abbiamo raggiunto la casa della vecchia. Che a sto punto non bisogna fidarsi dopo quello che è successo. Ma sto guardando in giro. Vediamo. Carriola. Apriamo. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. It isn't my hero. You took ages. Come in, come in. Feel free to relax yourself and have a cuppa, hmm? Gods, grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Hai una casetta interessante. Sono figlio che tu sia sana e salva. Dati tutti i tuoi ospiti così male? sì, You're quite right, Petal. Forgive me if I get a bit sharp. My work wears something awful on me. You see, I help people from all over Faerun. And you, Petal, well, you need a lot of help. That wriggler swimming in your brain juice is a bit of an inconvenience, isn't it? Non mi pare di averne mai parlato. Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Because you stink. And I know the stench of mind flayer anywhere. I can tell you're almost done cooking. You know, you could turn just like that. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Conosco un dialogo che si è offerto di toglierlo, dipende dal prezzo.
Sì, tirami fuori questo maledetto parassita, ma che... dipende dal prezzo, no? Well, that depends on the job. Removing a parasite is no small feat. But I like you, Petal. So I'll only ask for something small. One of your pretty little peepers. Mm-hmm. I pluck it from your head. Kiss it for luck. Then back in it goes. Won't take but a moment. That is my price. Nothing more, nothing less. Un occhio. Vuoi uno dei miei occhi? Perché? I'm afraid that's my business, Petal. It's nothing nefarious, though. I promise. La mia vista ne risentirà. A touch, but sure you have two eyes in your skull, don't you? No need to be precious. E poi solo per me, non per tutti gli altri. Mi sembra un cattivo affare. Ethel, can I please? Quiet, you've had enough pampering. And you, my door is always open, Petal. Auntie Ethel is here for you. Non so. Casa del tè sul fiume. Qua c'è. Ottenere l'aiuto. Fammi vedere. Aspetta. Ottenere l'aiuto. Itel ci ha detto qual è il prezzo per il suo aiuto. Uno dei nostri occhi. Ah, quindi comunque vale per tutti, non solo per me. Però secondo me forse il druido ne sa qualcosa. Io aspetterei a chiedere il suo aiuto così. That's not fire. What are you hiding? Quello non è fuoco? Caminetto. Ah, l'ho spento. Te? Sentiamo. Hello, sweetness. You going to give me one of those precious peepers? No, non dice nient'altro. No. Ta-ta, Petal. E Astarion dice qualcosa, magari. Aspetta, visto che ha fatto quel commento, non so. Hello, sweetness. You going to give me one of those precious peepers? No, vabbè. Ta-ta. Ok. Ok. Can't give up now. E... però io voglio sapere di più su questa qui. Questa qui mi puzza. Dove è andata la ragazza? Non si sa. Qua. Lettera di Emily. La lettera inizia con un corsivo elegante, ma termina con una scritta spigolosa. It, ci sono forze in fermento a Baldur's Gate. Quei miagolanti miserabili cercano di buttarmi fuori dal mio territorio. Ho ucciso almeno 4 dei loro agenti, ma nessuno ha voluto parlare, non ancora almeno. Dubito che tu abbia sentito qualcosa al di fuori del belare delle tue ridicole pecore, ma se ti giunge anche solo un sussurro, tieni informata immediatamente. M. Pozione guarigione maggiore, a me serve. Se proviamo a rubare. Fammi vedere in giro prima, poi magari proviamo a rubare a lei. Non c'è nient'altro. Ma la ragazza, è possibile? Dove è finita? Ah, vabbè, noi andiamo fuori. Andiamo fuori. Gli altri ne raggiungono. Fa vedere la mappa. Trino assolato. Comunque esplorare questa zona, magari scopriamo cose prima di andare dal... Io aspetterei di avere appunto tutte le cose, diciamo le carte, e poi scegliere da chi andare per curare sto problema. Allora, separiamo. Over there. Fa vedere. Tutta mia erba. Dov'è quella lì? Ah, sta facendo su e giù. Ok.
Non dovrebbe beccarmi, Teoria. Allora, sto qui. Mi nascondo. Vai, prendi. Ok. Questa ci... Poi andiamo su. Aspetta. Nascondiamoci. Ok. Forziere di legno. Prendi tutto. Pozioni mi servono. Ok. Paso. Ma sta roba possiamo anche evitare, eh. Ok. Armadio malmesso. Solo oro. Ok. Ma lei è lì. Cosa avrà in tasca? Ci proviamo. Risalvo. Si sa mai. Svuota tasche. Ah, quello che vende. Aspetta, la pozione la voglio. La rubiamo. Torta melassa, sedia lussuosa. Solo prendo solo questo. Perfetto. Basta. Allontaniamoci perché non so se magari se ne accorge. Ah, ecco, sono stata derubata. Via. Vedi che se ne accorge. Via. Andiamo via. Tutti via. Magari viene fuori. Ok. Perfetto. How much further can I go? Andiamo qua. Allora. Adesso queste le diamo. Ok. Queste le prendo. Oddio. Separa. Due. Ah, lei c'ha. Scusa. Ah, lei è tutto vuoto perché ce l'abbiamo noi, è vero. Le sue cose. Le abbiamo noi. Vittoria cos'è? Borsa dell'alchimista, zaino scorte da campo. Aspetta, facciamo così. Quando se n'è andata dal gruppo. Zaino scorte da campo, bistecca di monto. Manda l'accampamento. Sì, tutti i personaggi hanno borsa, chiavi e zaino delle scorte da campo. Zaino. Ah, questo era di... Oh. Così. No, aspetta. Così. Esatto. Quindi sto zaino rimane a noi. Va bene. Ok. Detto ciò, stavo separando. Due le ha. Dai, due ce le teniamo noi. Via. Aspetta. Mettiamo qui. Ok. Boh. Ok, salvo. Oh, abbiamo fatto una piccola scorta di pozioni, mi fa piacere. Però qui ci sono le trappole. Sarà abbastanza pieno di trappole, penso. Ok, qui no, qui tutto a posto. Allora, Carla parla con sta pecora. Ma ce ne sono anche due lì. The sheep's voice warbles. You realize it's trying to say ba.
distogli lo sguardo, allunga prudentemente un'arma verso la pecora, addestrare animali. No, dimmi di questo posto, pecora. Curious. Despite your magic, the creature doesn't understand you. Allora, addestrare animali. Ehi. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. L'illusione svanisce, ha detto. A diminutive creature sporting a red hat glares at you. He seems unaware that his illusion has failed. Fai un bel respiro e pronuncia beh. No, non sei una pecora. Nosy, scum-sucking, lice-ridden little ball bag. Get out! Or I bite tongue. Eat tongue. Oh, delicious tongue. Non vado da nessuna parte. I bleed you. Cut you. Make many delicious holes. Yes. Yes. Così. Forestiero, occhi selvaggi. Karlach trova l'ispirazione. Fa vedere. Riconosci l'illusione che ammanta la palude. Ah, l'ho detto io che era un posto di merda questo. Infatti, ma che brutto. Ma quanti sono? Berretto rosso, sei un po'. Ah, ma c'è anche un viaggio rapido. Va bene. Allora andiamo. Qui non ci arriviamo. Qui sì. Just like old times. Ci arrivo, sì che ci arrivo. Va. Devo stare attento. Dopo c'è anche il fuoco amico. È facile qua. Okay. Allora lei deve attaccare per forza, se no ha la penalità. Di livello 4 sono. Questo è di livello 4. Livello 4. 4, tutti di livello 4, quindi sono al nostro livello. Allora sì, io attacco normalmente, dai. Ok. E vediamo, attacco minaccioso, Perfetto, anche spaventato. Blocca persona, basta. No, mi sono salto. Inizia a 16, così. Con un doppio calcio. Ah, quello mi sa che si è solo avvicinato. Brama di sangue. Allora, io l'attacco. Movimento non sufficiente, porca vacca. Però esamina. Ha multiattacco. Se sei affetto da brama di sangue, puoi effettuare un multiattacco. A posto. Questa entità può attaccare 3 volte e recupera 13-18 punti ferita quando uccide una creatura. A posto. A posto. Ma loro hanno brama. Sì, questo qua. 5 turni. Don't waste a step. Che creature maledette. No, così. Usiamo l'arco. Sì, dai. Hai preso 8 punti vita. Non gli rimane molto. Non gli rimane molto. 70%. No, inferiamo. Sì, inferiamo. Diamogli il colpo di grazia, questo qui. Ok, perfetto, abbiamo uno andato e ci spostiamo. Karlach mo qua deve attaccare per forza, se no 5 turni
rimanenti. Questa entità affamata di massacro, se non infligge danni a un nemico, sì, entro la fine potrebbe impazzire. Allora, facciamo così. Nel caso dovesse impazzire, perché noi non arriviamo a nessuno praticamente, facciamo scatto e andiamo molto avanti. Così. Qui se dovessi impazzire almeno è qui, magari. Invece gli altri, fa vedere. Ah, qua posso andare su, vado su. Vado su. Ok, con l'arco ci arrivo. Questo. Facciamo magari attacco minaccioso a distanza, dai, vediamo. Ok. Non ha perso la concentrazione. Porca. Porca che salto. Pizza, 21 danni. Non va bene. Non posso neanche andare su. Ok, io andrei su. Se non se, a meno che non scatto. Vedere. Hanno qualche debolezza. Immerso nel massacro. No, nessuna. Vabbè. Ah, niente, faccio scatto. Vado qua su. E lo spingo. Fallimento. Ok. Ok. E adesso ci curiamo un attimo. Allora. Beh. Let's have a little fun. Step quick. Qui. Posso attaccare. Ci arrivo, no? Arrivo a questo però. Volevo attaccare questo. Sicuro che. Ok. No. E il percorso è no. No, allora niente. Attacchiamo. Oh, attacchiamo questo. Vai. Ok, 16 più 1. Oh, ci arrivo. Allora. Non so se andare in ira. Andiamo in ira. Adesso, appunto, vediamo se quest'arma mi sta crea troppi problemi, poi la cambio, Però adesso volevo vedere, vai. Ok, io ho attaccato e mi ha curato di 3. Infatti. Madonna, quanta roba. Yeah. Ok. Tocca a lei. Tocca a lei. Movimento non sufficiente. Come movimento non sufficiente? Vabbè. Sì, attacchiamo normalmente. Così. Perfetto. E poi ci curiamo. Ok. Però 10. No, basta. Ok. Ah, attacco di opportunità. No, mi ha bloccato. Merda. Fallimento. A 2. Infatti mo cade. Lo sapevo. Lo sapevo. Allora. O tiro su lei magari. Che a questo non ci arrivo. Tiro su lei. Però lanciando, fa vedere, una pozione di cura maggiore. Dai, così.
perché non ha funzionato? Io non capisco quando succede ciò. Non capisco perché non funziona delle volte. Come se avessi fallito. In realtà ho lanciato una pozione. Non lo so. E niente, lo spingo. No, ecco. Devo tirarla su e basta. La prossima volta mi sa che farò così e basta. Allora, cioè d'ora in poi me lo devo ricordare. Allora, io attaccherei questo. Outmaneuver them. Leave no trace. Ok. E niente, rimane sempre concentrato sto maledetto. Karlach è bloccata. Bloccata per 10. Eh sì. Ah, bastardo, guarda. Colpo, tutti e tre colpi critici, cioè. Io dico, no? Cioè. Allora, niente, tiriamo su lei. Non aspetto che. Oh. E basta, non posso attaccare. Se lo spingessi. Non mi farò nulla, però. Se ne frega, lo butto giù così. Ok. Quanti status ha Karlach? Porca vacca. Attacco sempre lui, direi. Percorso interrotto. Aspetta. Ci muoviamo leggermente. Ok. È morto. Ok, è morto. Perfetto. E lei, io direi che qua non ci arriviamo. Se scatto. No, non posso scatto. Posso solo curarmi, è vero. Cioè, posso muovermi. Allora, mi muovo così. E mi curo. Se no, mi curo. Ok. Dovrei curarmi anche di più. Poi facciamo così. E attacchiamo quello lì. Con attacco minaccioso, dai. Ok. Karlach che è impazzita. Ma tanto è bloccata. Mi sa che tra un po' ci lascia Karlach. Ok. E io dunque non arrivo a questo. Ah, questi non ho guardato, ma sono un folletto. Okay. Non ho qualche magia. Oscurità, scuro, no. Nebbia. Beh, mani brucianti vicino, non va bene. Ah, folletti. Ok. Teggi un alleato degli attacchi e dai poteri di aberrazione celestiale elementare effetti mondi e non morti, ma ormai mi sa che è tardi per lei. E tiro gambizzante. Proviamo. Ok, sono 6 danni. Va bene. E Astarion, lui va qui, direi. Sinas, vediamo se ci arriva. Non ci arriva. Allora mi fa scatto. Però a saperlo andavo di là. Fa niente, dai, andiamo di qua. Così. E vabbè, basta. Questa è impazzita, ok. Io volevo scendere. Perché non scendi di qua? Facciamo salto. Oh. Ok. Non mi sposto leggermente, ma poi attacco. Per forza. Forza, dai. Ah, è colpo critico, vai, è morto. Manca solo lui.
bloccato lei. Lei è pericolosa. Ah no, non è più impazzita. Ok. Allora, aspetta, salto. Ci arrivo, sì. Mi sposto leggermente. E direi sì. Uno. Vabbè. Ok. Astarion. Be quick. Mi va di qui e mi fa scatto, dai. Va di qua. Ah, ma qui c'è anche una trappola. Ma è scattata dopo, però. Scattata dopo. Ci arrivo? Devo fare un altro scatto. Ok, basta. E basta. Carla è impazzita? No? Posso controllarla? Sembra di sì. Non arriviamo a lui. Movimento non sufficiente, quindi uso l'arco. Ci arrivo con l'arco, sì. Mancato. E mi curo. Ok. Ok. Sembra per terra. Per gli dei, tiriamola. Quanta vita ha? 15. 15. No, tiriamola su. E poi niente. Noi siamo lacerati. A posto, sanguinanti. A posto. Basta. Forse tutto nelle mani di Astario. Vediamo. Non si vede dove vede. Ma ci dovrei arrivare. Infatti. No, scusa, eh. Esatto. Ok. Oh. A posto. Sì, aspetta che... Sì, ma... Ma cosa? Ma perché si è mosso di lì, madonna? Stavo disattivando. Mi sa che mi conviene a riposare un'altra volta. Ci siamo messi malissimo. Tira su, tira su, tira su. Ok, c'è sta palude. Veramente. Io sì, mi conviene a riposare perché... Magari non qui. Andrei, perché sennò consumiamo troppe pozioni. Andiamo sulla terraferma, mi sa che non ci sono trappole, sono tutte in acqua. Quindi tanto vale che sto qui. Ok, perfetto. Allora, andiamo, tanto le risorse comunque le abbiamo, quindi io vado all'accampamento, faccio un altro riposo. Facciamo un altro riposo. Ok. E non penso abbiano alcunché da dire, però. That contraption's a hot ticket item. Might not be our last scrap for its sake. Ok, niente, ho detto una frase. What's up for discussion? Shah's blessings upon you. È successo qualcosa di strano. Quell'artefatto che porti è sembrato semplicemente venire da me. I know. I felt it. Non l'ho preso. All'improvviso semplicemente ce l'avevo. You wouldn't have been able to take it. The artifact has a will of its own. It would fight back if it didn't want to be with you. I felt it go from me to you. You need its help. Just as it needs us. Still just a box, after all. Suppongo che... Beh, no.
Non penso che lo rivuole, però suppongo che tu lo rivoglia. Might not be possible. It's stubborn that way, prone to lashing out. Keep it for now. We can all help to protect it. Ok. Ok, sì, no, comunque aspetta un attimo, perché quell'arma lì è troppo rischiosa, in effetti. Cioè, da... No, fammela... Apri. Perché, ecco, avevo messo qua... Valore... Ok. 4, 13 danni, 4, 11 danni... Allora, questa... di 10 più 3, un di 8, no, un di 6, non so. No, per darla a Carla, non so se mandare questo, questa qua, questa fa leggermente più danno, però questa, quanto manchi un bersaglio con quest'arma, tieni colpo accurato al prossimo tiro per colpire. Diamogli questa, dai, questa qua a Carla e questa la togliamo. Questa la togliamo, perché è troppo problematica. Però la teniamo, manda all'accampamento. E questa, no, la equipaggia. Ah, perché ho lo... Ah, no, ok, ok. Ok, versatile. No, 4, 9 danni. Ah, perché è equipaggiata una mano. Ma se io... è una cosa che non ho capito... Ah, così è come fosse equipaggiata da due mani. Senza... Allora sì, teniamola senza scudo. Lo scudo lo tengo io. No, oppure dai, mandiamolo all'accampamento. In caso. Forse... cioè, così è come fosse equipaggiata da due mani. Va bene. Allora la teniamo così. E sì. Aspetta, questo e questo... cioè non posso stare lì a seguire lei che impazzisce, è un casino. Ok, sulla carta sarà anche forte, ma poi in realtà sono solo problemi. E ok, ok, non sto pensando, va bene, va bene. Lui non sta benissimo. Ah. Yes. Ah, ma è... sì. Parlami del tuo passato. Parlami del tuo passato. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now... I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Come si diventa vampiri? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. In teoria. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me. It doesn't happen. Dunque, a proposito di quando mi hai morso. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another. No, no, guarda. Assolutamente. Magari più tardi. Devo sapere come potrai nutrirti in futuro. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons, teeth included.
And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Sì, no, mi sta bene. Poi tutti delle persone, solo animali. No, mi sta bene, sono felice che siamo d'accordo. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. Ok. Spero non abbia più bisogno di me. Se mi manda in quello stato lì. Cioè. Speak quickly. Lei non ha nulla da dire. Ah, lui sì. Oh. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken! Sì, i droghi hanno dato fuoco alla locanda e sono scappati con il Granduca. Sembra che tu lo conosca, giudicare dal tuo tono preoccupato. Sì. I know him better than most. He's my father. Ah. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Allora, scelte chiave, non sembra il Granduca. Non sei preoccupato, tuo padre è stato rapito. Per quanta roba. Curioso, volevo dire che il figlio del Granduca Revengar avesse lasciato la città. Io dico, non posso crederti se continui a tenermi nascosti segreti come questo. Prima Mizora e ora questo. No, diciamo, non sei preoccupato, tuo padre è stato rapito. More than worried in truth. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzin would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Non dovresti tenermi nascosti segreti come questo, Will. I know. And you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Parliamo di qualcos'altro. I'm all for it. Com'era essere figlio di un granduca? Not so enchanting as you'd think. The poor tears, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Balduran, stubborn as a deep rothe, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. E ora sei la lama della frontiera, un bel cambiamento, non pensi? Yes and no. Father taught me the four pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. In the frontiers, there is no posturing, no diplomacy. I slay monsters, I don't consort with them. Even if I might look like one. Ormai sì. Però vabbè. Niente. Ok. Gale invece. Githyanki patrolling these wilds is an unexpected surprise.
Whatever they seek, they'll not hesitate to kill us if we stand in their way. Mm. Che effetto ti fa la presenza di un vampiro nell'accampamento? We all have our burdens, one way or the other. Ok. Va bene. Va bene. E basta, direi, allora. Prendo... Sì, perché... Esatto. Prendo le scorte. What's hiding here? Bene, così vediamo anche se passa sto... Ok. Ah, sono preso un po' troppa roba. In effetti. Quante... 473, la madonna. Zaino di scorte. Ma se sto qua a fare la somma di tutto, non la cavo più. Comunque, manda l'accampamento. Così come siamo messi. Zega, sono ancora in troppo carico di scorte. Zaino scorte da qua. Ah, ma perché ho preso anche questo. No, ok. Ok, 82 e 80, perfetto. Sì, perfetto. Riposo lungo. Così spero ci sparisca anche quell'effetto negativo. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Sbatti le palpebre cercando di allontanare il malessere. The world swims as you close then reopen your eyes. How long have you been waiting here? A moment, a night, a 10 day? Chukilgake vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly, your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Esploro la mente. Siamo solo esausti. Abbassa quella là prima di fare cosa di stupido. Solo un po' di febbre. Medicina. Inganno. Non vedi a che punto sei arrivata. Dammi quella là, ma farò in fretta. Arrenditi, non diventerai un abominio. Facciamo persuasione, dai. Persuasione, sì. Yeah. I cannot trust my own mind, so it seems I must trust yours. I will wait, but know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Ma io spero non ci sia veramente una specie di tempo. Perché se no, cioè io vorrei andare con calma, non vorrei correre. Ah, questo è il custode. Anzi, la custode. I came just in time. You are transforming. Non è la... Conosco la tua voce, ma una volta che la sento, tu chi diavolo sei?
Tu chi diavolo sei? Your salvation. And not for the first time. I saved you before. Ah, è stata lei. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Beh, afferra la sua mano. E per gli altri? Cioè. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. Ah, sì? I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Io finora più o meno ho cercato di resistere, ma se lei consiglia di controllarlo. The fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Quindi finché c'è lei, noi possiamo stare tranquilli. Ci trasformeremo, però. Wake now. You'll feel better. I promise. Ah, ma io spero veramente che non sia, non ci sia una specie di timer nascosto, perché cioè io vorrei fare le cose con calma. Adesso voglio sperare qui, vedere, abbracciare il potenziale. Ah, ok, siamo guariti dallo status, ok, lui non è più felice, però questo gli è rimasto. Questo gli è, il morso vampirico gli è rimasto. Fa vedere. Missione personale. Siamo stati visitati in sogno da una figura misteriosa che ci ha detto. Ah, quindi è un discorso che ha fatto a tutti, praticamente. Quindi forse anche gli altri non si trasformeranno. Che ci ha detto che i nostri parassiti iliti sono speciali e fonte di grandi potenzialità. Beh, controllarli. Allora potrei cambiare idea in merito. Qua, ok, la missione della lama della frontiera. Che abbiamo detto ad Astarion che non può nutrirsi di innocenti, ma i nemici sono bersagli legittimi, il che mi fa piacere ed è vero ed è giusto. Ok, ok, ci siamo riposati, rifocillati, eccetera. Ah, lui non è, non ci ho parlato, ma non so se va a dire qualcosa. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection. Ah beh, se finisco le pergamene posso chiedere a lui di resuscitare. Ah, vedi qua che l'ha messo il prezzo. Proprietà della chiamata della cassa è 100. Costa accesso, beh, non è neanche tanto, 100. Non per essere scortese, ma cosa serve? There are many answers to that question. None are important. Paladino saggezza, concentrati sull'energia divina che senti dalla sua presenza. Vediamo. Direbbe 20 era difficile. No, beh, allora non sto qua. No, no, va bene così. There is a great divine energy indeed, but the source is unclear. Vabbè. Ok. Ok. Torniamo. Torniamo a noi. E qua è
brutto 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 sto posto, davvero, è tutto anche scuro adesso. Ah, lo era anche prima. Mi sembra delicious. Vedere. Perché io volevo esplorare sta zona. Ci sarà sicuramente qualcos'altro e poi andiamo da Alsi.